pianteremo dei tigli al posto dei pini. È la promessa fatta qualche tempo fa dal sindaco di Sant'Arsenio Antonio Coiro in vista del taglio degli alberi lungo la strada che collega Sant'Arsenio con San Vito Altanagro, e questa promessa verrà messa in atto nei prossimi giorni. Infatti il taglio degli alberi è in via di completamento. Sembra infatti essere giunta all'epilogo la telenovela degli alberi di Sant'Arsenio. Da questa mattina due squadre sono all'opera per tagliare gli ultimi pini marittimi ancora rimasti lungo la strada. Si vanno così completando i lavori avviati mesi fa e ordinati dal sindaco Antonio Coiro. Il primo cittadino aveva chiesto e ordinato il taglio degli stessi perché ritenuti pericolosi per l'incolumità dei cittadini, ma diversi cittadini e anche diverse associazioni si erano opposte ed era scattato un vero e proprio braccio di ferro con l'amministrazione. Erano dovuti intervenire anche enti pubblici come la provincia e delle forze dell'ordine per studiare il tutto e poi dare il via al taglio. Alla fine il sindaco Coiro ha quindi vinto queste battaglie e da questa mattina sono in atto i lavori di taglio. Sono state chiuse le strade interne al centro abitato nei pressi dell'ospedale di Sant'Arsenio e il traffico, gestito dalla Polizia Municipale di Sant'Arsenio coordinata da Giovanni Landolfi, è stato deviato verso le strade interne. Sul posto, come detto, è presente la ditta che aveva iniziato i lavori già ad aprile, poi interrotti, con due squadre e contano di completare il taglio per questa sera.